Noi vogliamo prima di tutto lanciare il nostro calendario 2023, ma è un calendario che vede l'inclusione delle nostre persone con le persone che normalmente vengono considerate normali. Noi siamo un'associazione di persone con disabilità, ma noi vogliamo entrare nel territorio, lo facciamo attraverso le società sportive perché è l'ambiente in cui anche i bambini possono iniziare ad amare la diversità. La diversità e la disabilità è un discorso abbastanza difficile da affrontare, però grazie anche all'aiuto degli atleti che hanno collaborato con noi in questo progetto riusciamo ad arrivare a tutta la comunità e anche a chi è più diffidente a noi. Quanta diffidenza appunto c'è ancora a Teramo? Allora, tanta, diciamo che soprattutto i piccoli non vengono ancora educati alla diversità e diciamo che poi, conoscendoci a noi sul territorio e camminando insieme a noi è più semplice che comunque si appassionino al nostro mondo. E avete avuto per questa iniziativa un aiuto importante dal mondo dello sport? Assolutamente sì, noi abbiamo chiesto la collaborazione a diverse società sportive, 12 hanno risposto positivamente e diciamo che è stata una collaborazione bellissima perché i nostri ragazzi si sono sentiti proprio a loro agio in questo mondo sportivo.